Buona giornata a tutti coloro che ci stanno seguendo da Alessandro Ranieri e dalla redazione del TG di Newsmarche.it. Iniziamo questa prima edizione di oggi dando subito uno sguardo ai titoli. Fincantieri Ancona, domani lo sciopero è una manifestazione, entro giugno il cantiere sarà scarico di lavoro. Abusi edilizi in un'area archeologica. A Pesaro 6 le denunce, l'indagine della Guardia di Finanza. Sanità, i sindacati della dirigenza medica rafforzano l'agitazione. Gli accordi sono stati vanificati. Calcio, i giocatori della Samba rifiutano di allenarsi per mancato pagamento degli arretrati. L'allenatore cerca di mediare. Sono molte oggi le novità dal capoluogo di regione, quindi ci colleghiamo subito con Chiara Principi, redazione di Ancona. Grazie per la linea. Domani giovedì 4 aprile riparte la mobilitazione dei lavoratori dello stabilimento Fincantieri di Ancona che in assenza di altre commesse entro giugno rimarrà completamente scarico di lavoro. Si tratterà di uno sciopero di qualche ora e di una manifestazione le cui modalità sono ancora da definire. Continua la polemica sulla statua violata, 670 le firme a sostegno di una petizione per chiedere di rimuovere la statua di Floriano Ippoliti dedicata alle donne vittime di violenza e collocata nel centro di Ancona. È tutto a te. Ringraziamo Chiara ed ora una notizia di cronaca che arriva da Macerata. Sopralluogo del medico legale Loredana Buscemi ieri nell'abitazione di via Montarici a Grotta di Porto Recanati, dove il 27 marzo scorso Amedeo Belli, al culmine di un litigio precedente di poche ore, uno sfratto esecutivo per morosità, ha ucciso la moglie Anna Maria Gandolfi, da anni malata psichiatrica. Il medico incaricato dal PM di Macerata, Cristina Pollenzani, ha ispezionato in particolare la cucina dove l'uomo avrebbe spintonato la moglie facendole sbattere la testa contro lo spigolo del tavolo. Ed ora ci colleghiamo con la redazione di Pesaro di Radio Città, dove c'è Gabriele Grasso. Bentrovati dalla redazione di Pesaro. Scontro frontale fra due auto a Casenuove di Acqualagna. Gravi le condizioni di un 85enne alla guida della Golf, mentre meno critiche sono quelle di tre persone che viaggiavano a bordo di una Range Rover. L'anziano è stato ricoverato ad Urbino. Rapina al supermercato all'ora di chiusura. È accaduta a Pesaro in zona Muraglia, dove un gruppo di quattro malviventi ha rapinato il supermercato Aeo Parioli in via Giambattista Vico intorno alle 19.30 di ieri, pistola e coltelli alla mano. Da Pesaro è tutto, vi restituisco la linea. Eccoci di nuovo in studio ed ora l'ultimo collegamento di oggi con Alberto Olivieri, redazione di Senigallia, Radio Velluto. Bentrovati a tutti quanti voi. Un'anziana signora residente a Senigallia ieri mattina è stata derubata da due finti tecnici del gas. Mentre uno di loro parlava con la donna sull'uscio dell'abitazione, l'altro si è intrufolato in casa e ha cominciato a rovistare ovunque. Dopo pochi minuti, due truffatori si sono allontanati e la signora, rientrando, si è accorta che era stata derubata. Subito sono stati avvertiti gli agenti di polizia, ingente il bottino. Fino al 2 di maggio si può richiedere il contributo una tantum a favore di studenti figli di lavoratori disoccupati. Si tratta di una misura anticrisi a favore degli studenti universitari, lavoratori o figli di lavoratori in stato di disoccupazione o immobilità o cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga o stato di sospensione EBAM da almeno 3 mesi dalla data del bando. Il bando è consultabile nel portale www.istruzioneformazionelavoro.marche.it. Vi ricordo che tutte le notizie e gli approfondimenti li trovate sul sito radiovelluto.it. A te la linea. Grazie Alberto ed ora passiamo in conclusione di questa edizione del TG al meteo. Vediamo con la grafica le previsioni di domani. Giovedì 4 aprile avremo un cielo sereno al mattino, nuvolosità in rapida e compatta estensione da sud-ovest nel pomeriggio sino a ricoprire l'intera regione. Le precipitazioni a comparire nelle ore pomeridiane, interessando la fascia appenninica e quella settentrionale, fenomeni di debole intensità in genere. I venti flebili da sud-ovest in mattinata, il rafforzamento da sud-est, specie sulle coste nelle ore centrali della giornata. Le temperature in rialzo, le minime comprese tra i 6 e gli 8 gradi, le massime tra i 16 e i 19. Fenomeni particolari, attenzione per le foschie mattutine. Con questo si conclude l'edizione di oggi del TG di Newsmarche.it. Grazie per averci seguito. Appuntamento per la seconda edizione, come sempre, alle ore 19. Buona giornata.